E andiamo ragazzi, nuova puntata di Rock and Goal. Puntuali come la sconfitta dell'Inter di ieri sera. Mannaggia, sto ancora smadonnando se finisco all'inferno è solo per colpa dell'Inter. Cioè, dico la verità, mannaggia. Speravo di poter dire qualcosa di meglio, però vabbè, arrivo da comunque da una giornata speciale perché prima di quella sconfitta c'è stata una partita che tanto abbiamo raccontato prima di essere giocata, e cioè la Supercoppa. E proprio a questo proposito, voi lo sapete che questa trasmissione non avrebbe senso di esistere se non ci fosse uno juventino, che infatti non c'è perché è sparito come al solito. Ogni volta che c'è un problema con la Juve, via, Paletta scompare! E invece è arrivato qua, munito di piva nel sacco, il nostro Andrea! Buonasera, buonasera a tutti. Ma Oh, cosa cazzo sei felice che avete perso sta sì, ma Supercoppa? noi con le coppeline anche. No, no, col cavolo. Quella è la coppa dell'Inter. Avete Dovrebbero darla proprio in rosicato. automatico all'Inter. A Oh. Simone Inzaghi all'Inter, la vince sempre lui, è sua. Fai il bravo. Adè, non me la vuoi dare vinta. Tu sei sempre così, caro Andrea. Ogni volta che c'è qualcosa che non ti torna, vuoi fare il finto sportivo. Questo è il No, non è peggiore. vero, ha meritato l'Inter, dai, il Milan non è sceso in campo, è giusto così. Pertanto arrivava pure male il Milan. Allora, va bene, abbiamo messo le cose in chiaro e ovviamente. Però, scusa, completo il Cosa c'è discorso. però? Dai, Quando sì. io ho una grande delusione sportiva, poi c'è sempre, posso sempre contare sull'Inter che mi farà tornare il morale. Vedi, ieri mi ha ridato tutta la gioia che avevo Ma perso la lascia settimana. perdere, ieri sono andato allo stadio e ho detto: oh, finalmente una serata, un bel lunedì. Di solito non c'è niente in televisione, e invece, quante madonne, ragazzi, vabbè, lasciamo perdere. Allora, potevamo venire qua ancora una volta senza un super ospite? No, Io visto sì. che già c'è Paletta che ci pacca, che sta cercando i punti della Juve da qualche Lì, parte. li sta cercando davvero, eh. Allora, ci piace sempre introdurre l'ospite della puntata di Rock and Goal in un modo unico, che è facendo vedere delle figurine. Vediamo, ha giocato nel Brescia, nel Parma, nella Lazio, nel Bologna, nel Livorno e soprattutto nel Palermo, perché quella è una delle squadre che non abbiamo fatto vedere, perché non si trovava la figurina, lo diciamo subito. Non so Manca perché, ma non quella si trovava, manca. ragazzi. Allora, io dico sempre che sono un musicista, anzi un calciatore in prestito al mondo della musica. Oggi ho il piacere di introdurvi Emanuele Filippini, Ciao, ciao a un tutti, ciao. musicista al servizio del calcio. Non ci sono più i capelli, ma sono io. No, ma Ho visto le sei in figurine. forma comunque strepitosa. Sì, mi mantengo in forma con lo sport, però i capelli non ce ne sono più. Allora, Andrea, io l'ho introdotto così perché tutte le volte che ci siamo sentiti, lui si è sempre immedesimato nelle mie parole, perché io mi sono sempre rivenduto come davvero un calciatore al servizio della musica. Lui mi ha sempre detto invece che è talmente innamorato della musica che si è sempre sentito un musicista al servizio del calcio. E quindi oggi. Esatto, è proprio così. Mi sono sempre sentito un musicista dentro e ero prestato al mondo del calcio. Però, come dicono i miei amici, perché sono socio anche in un'accademia musicale a Brescia, io suono tutti gli strumenti, male ma tutti. Quindi, Allora, musicista vero è un po' troppo larga come definizione. io ho sentito di molto peggio, credimi, pure da Prima l'ho già gente. sentito durante le È prove. vero, cioè, no, alla fine il musicista è un'attitudine, per fortuna non sei mai contro nessuno, perché tutte le cose che tu impari suonando uno strumento, poi le condividi con gli altri, e forse anche la differenza che c'è tra il mondo del calcio, dello sport in generale, e quella della musica è il fatto che nessuno mentre stai suonando ti impedisce di farlo. Esatto, Invece nel calcio infatti. succede che tu magari sei lì che ti eserciti, ti migliori, ma poi c'è sempre un avversario che prova a impedirti di fare tutto questo. Quindi, vabbè, la cosa che mi piace raccontare è che, primo aneddoto, andiamo subito, entriamo nel vivo, prima di parlare del calcio. Una roba che mi ricordo che mi avevi raccontato e mi ha sempre fatto ridere, e vorrei che la raccontassi anche ad Andrea. Cosa ci avevi scritto tu sulla carta d'identità?
avevo scritto musicista, perché veramente mi sono sempre sentito un musicista, perché ho iniziato intorno ai 9-10 anni a suonare la chitarra e comunque mi piaceva sempre la musica, ascoltare musica, suonarla, e quindi sulla carta d'identità, quando sono andato a farla, mi hanno detto professione e avevo detto musicista, però mi avevano riconosciuto perché giocavo già nel Brescia, diceva ma che musicista, te metti musicista che va bene. Ma mio fratello Antonio, perché dovete sapere che io sono un gemello, mio fratello Antonio sulla carta d'identità aveva messo peggio, professione poeta. Ma valeva tutto a Brescia, valeva tutto. Però a te ti hanno sgamato, ti hanno detto no, cosa ti hanno scritto? Calciatore. Alla fine mi hanno messo calciatore e c'ero rimasto un po' male. Infatti, noi siamo sempre stati così, perché anche quando giocavamo così, invece di andare in discoteca, come facevano tanti nostri ex compagni, noi preferivamo andare a sentire un concerto, fare una serata con gli amici, con le chitarre, basso, batteria e tutto. E quindi, ma come mai è nata questa passione? C'era in famiglia già o è una è nata perché comunque noi frequentavamo l'oratorio di Uragomella, che è un quartiere di Brescia, e tutti i nostri amici bene o male suonavano tutti, e quindi essendo sempre in mezzo alla musica è nata questa passione, anche se magari mio papà ascoltava moltissimo i Beatles, mia mamma stonata come una campana, comunque gli piaceva ballare, e quindi siamo sempre nati. Erano un po' gli anni giusti anche. Esatto. Sì, a Brescia poi c'era un fermento pazzesco anche per il rock in generale, c'erano i Timoria su tutti. Esatto, sì, difatti Omar, che è il nostro amico, un mio amico, è proprio del nostro quartiere, quindi frequentava anche lui lo stesso oratorio, quindi siamo nati in questo... in quest'area magica, diciamo, quindi la musica è sempre stata parte integrante della mia vita. E allora, visto che stiamo ripercorrendo un po' l'inizio, no, di tutto, sia del mondo musicale ma anche di quello che poi ti ha visto protagonista come calciatore, la cosa che mi viene da chiederti è della chitarra ci hai raccontato come è nata la tua passione, ma per il calcio invece? Il calcio è nato perché accanto all'oratorio c'era il campo da calcio, come erano tutti gli oratori di una volta, anche adesso. E abbiamo iniziato a 5 anni a giocare perché avevamo anche questo richiamo del calcio. Eravamo due piccoletti che andavano già a 1000 all'ora e abbiamo iniziato così a giocare. Pensate che il primo provino che abbiamo fatto, giocavamo all'Uragomella, nel quartiere di Brescia. Siamo andati nella Voluntas a fare questo provino, dove sono passati vari Pirlo, Bonera, Bonazzoli, Diana, un sacco di giocatori, tutti questi grandi giocatori. E mi ricordo che il primo provino che abbiamo fatto, in mezzo a 200 ragazzini, abbiamo fatto una partita, io ho scartato un paio di avversari sulla fascia destra, ho crossato e mio fratello di testa aveva fatto gol. Due gemelli che avevano fatto un'azione ci hanno preso subito, e da lì è nata la nostra avventura calcistica, diciamo. Ma in generale voi avete sempre poi giocato insieme da quel momento? Sì, abbiamo giocato praticamente tutta la carriera insieme, tranne un paio di occasioni dove mio fratello è rimasto a Brescia e io sono andato, certo, a Parma. Poi lui è andato al Livorno e io sono andato al Bologna. Sono le uniche due squadre dove abbiamo giocato. Una partita dove avete giocato contro. Sì, sì, esatto. Sì. La prima partita che abbiamo giocato contro era Parma-Brescia. E sinceramente ci sembrava veramente strano, qualcosa di particolare. Era praticamente essere tornato bambini, perché praticamente quando giocavi all'oratorio ci dividevano sempre, perché sennò la squadra era troppo forte e giocavano sempre contro. Lì a Parma, che abbiamo giocato la prima partita tra i professionisti contro, c'era tanta gente intorno, quindi era veramente molto particolare, però avevo vinto 4-3. Vedi, gliela fai pesare. E in effetti noi del Parma eravamo un po' più forti, perché quell'anno lì eravamo arrivati quinti e per qualche punto non eravamo riusciti ad arrivare in Champions League. Sì. Ma senti, adesso non voglio parlare più di tanto di questo, però eravate forti uguali, eravate complementari,
perché di solito se io penso a te, al tuo modo di giocare, ti immagino al centro del centrocampo, un po' come era il ruolo di tuo fratello, quindi siete la stessa fisionomia, la stessa corporatura, la stessa modalità di gioco, rischiavate di essere uno il, diciamo, complementare all'altro. Invece... Allora, fortunatamente abbiamo sempre giocato in un centrocampo a 3 o addirittura a 5, e quando giocavamo in un centrocampo a 5 lui faceva anche l'esterno di destra o di sinistra. E come caratteristiche eravamo però due mezze ali fatte finite, dove conquistavamo palla, ripartivamo, aggressioni. Che fastidiosi che eravamo. Fastidiosi, eravamo proprio due zanzare. E per un allenatore avere l'Inter, che palle ogni volta. Esatto, due mezze ali così dinamiche, così aggressive, con un atteggiamento sempre positivo, era facile farci giocare. Cosa ci distingueva? Una piccola cosa, che lui era più bravo in zona di attacco, difatti lui ha sempre fatto più gol di me, invece io ero un po' più bravo in fase difensiva, quindi nello stesso ruolo ci cambiavano leggermente queste caratteristiche. E nella musica? Nella musica. Allora, nella musica io sono sempre stato più bravo a cantare di mio fratello Antonio. Difatti mio papà diceva sempre: Antonio, te fa te, ma canta mia. Avete capito? Tu fai tutto, ma non cantare. E lui ha imparato a fare qualche solo di più di me. E quindi anche in quello. Uguali, ma diverso. Esatto. Il solista. Esatto. Siamo e noi, anche siamo... i gusti musicali. Cioè, i gusti sì, sono gli stessi, solo che mio fratello, quando io ero e sono tuttora appassionato di Springsteen, lui era un appassionato di Bob Marley. Lui aveva tutto di Bob Marley, come dice lui. Ascoltavo Bob Marley, però non seguivo la sua filosofia. Anche perché il doping. Esatto. Sai che il doping e la mamma che ci menà. Senti, allora, parlando sempre di cose che riguardano i tuoi esordi, l'inizio, la cosa che mi incuriosisce, prima è venuto a trovarci un amico comune che è Carmine Nino Nunziata, che è il mio allenatore in Under 20, perché diciamolo, tra le altre cose, anche se non voglio svelare tutto subito, tu ti occupi ora di altro rispetto al calcio giocato, sei allenatore in seconda, giusto? In seconda, sì, per l'Under 20 della nazionale italiana, quindi un ruolo pazzesco, perché ahimè spesso vi viene imputato che se non andiamo ai mondiali, se l'Italia sta andando male, perché giovani. I giovani non sono forti, non sono pronti e non vengono lanciati nelle società di calcio attuali, e quindi la colpa è anche del vivaio che non è così gestito bene. Però poi di questo magari mi racconti qualcosa. Ne parliamo qualcosa. Perché è un argomento molto interessante, quindi ne parliamo sì, volentieri. Ci interessa perché i giovani del calcio stanno, per quello che ci riguarda, ai giovani della musica. Cioè, c'è stato un cambio davvero incredibile, epocale, nei gusti delle persone, nella velocità delle cose. E quindi automaticamente nell'attitudine anche dei giovani, no? Sì, è cambiato il modo in cui i giovani si rapportano a qualunque cosa, non solo alla musica o allo sport. È tutto molto più veloce, diciamo. Sì, assolutamente. E in questo mi piacerebbe fare dei paralleli quando entreremo a toccare questo argomento con il mondo della musica, visto che qua abbiamo anche Andrea, che è l'orgoglio italiano nel mondo, visto che con la sua band da oltre 25 anni sta facendo tour nei posti più assurdi e portando la musica italiana in nazioni che spesso ci percepiscono come la terra dei cachi o del violino e del mandolino. Vabbè. Comunque, la cosa che mi piace chiederti è: quando ti sei accorto di avere qualcosa in più degli altri? Perché parlavamo con Nino, quando giocava all'oratorio si vedeva che lui era un predestinato, andava al doppio di noi, aveva una tecnica incredibile, e quando tu la noti anche dai ragazzini dell'oratorio a 6 anni, 7 anni, 10 anni, 12 anni, puoi capire che c'è qualcosa di speciale in te. Ecco, quando inizi? Allora, quando eravamo piccolini sicuramente avevamo qualcosa di più e lo notavamo, perché comunque
come dicevo prima, quando facevano le squadre all'oratorio ci dividevano, perché comunque eravamo più forti degli altri nel controllo, nel passaggio, nella motricità, avevamo quel qualcosa di più. Per quanto riguarda quando ho capito che potevo fare il calciatore, l'ho capito quando ho cominciato a giocare nella primavera del Brescia. Lì ho cominciato a dire, forse può diventare il mio lavoro, anche se mi chiedono spesso, tu hai sempre sognato di fare il calciatore? Io sinceramente non l'ho mai sognato, non pensavo quando ero piccolino di andare a giocare a San Siro o all'Olimpico, non l'ho mai sognato, io giocavo per divertirmi e mi riusciva tutto per divertimento, quindi non è stato un mio chiodo fisso di dire no, io voglio giocare perché voglio diventare calciatore, io giocavo per divertirmi, come all'oratorio giocavo in Serie C, poi in Serie C e nella primavera ho capito che comunque sgasavo un po' più degli altri e lì ho capito che poteva diventare realmente qualcosa di più di un semplice divertimento, anche se veramente io l'ho preso sempre come un divertimento, io andavo veramente al campo durante gli allenamenti e dicevo che bel lavoro che faccio, perché veramente fare la cosa che amavo è una grande soddisfazione, quindi veramente l'ho sempre vissuto come un divertimento. Ma tra l'altro stiamo parlando di un periodo storico nel quale giocavano dei super campioni assoluti. Sì. E infatti una domanda che volevo farti è, e poi Andrea sicuramente ha le sue curiosità, perché adesso ogni volta sorprende anche me con la domanda giusta al momento giusto. Ti chiedo quali erano i tuoi miti all'epoca, cioè a che giocatore ti ispiravi? Ma quando ero piccolo mi ispiravo tantissimo a Dirceu. Non so come mai, ma Dirceu era il giocatore che più amavo, cercavo di imitarlo anche quando tiravo e il mio tiro non era assolutamente come quello di Dirceu. Io esultavo e dicevo Dirceu, ho segnato. E poi comunque il mio idolo in assoluto è stato Roberto Baggio. Roberto Baggio è stato un idolo per me, anche per mio fratello. Vi racconto questi due aneddoti. Allora, primi anni del primo anno di Fantacalcio, giocavamo all'oratorio insieme a altri 10-12 amici e avevamo a disposizione 10.000 lire che chi perdeva poi a fine anno andavamo a mangiare una pizza, e mio fratello Antonio aveva speso 6.500 lire solo per Roberto Baggio. Era una squadra di merda, si può dire, però avevamo Roberto Baggio. E invece l'altro aneddoto, quando Roberto Baggio è venuto ad allenare, a giocare nel Brescia, quando per noi era una cosa incredibile. Difatti il primo giorno di Baggio è entrato nello spogliatoio, spogliatoio rettangolare, attorno allo spogliatoio tutti i nostri ex compagni, entra Roby e comincia a stringere la mano di fronte a noi, agli altri giocatori. Ed eravamo io, Aimo Diana, mio fratello Antonio, Bonera e Bonazzoli, tutti e cinque di Brescia, e probabilmente eravamo là a bocca aperta, no? E c'era Turchi il Maz che di fronte ci fa, oh, volete i popcorn? Perché eravamo al cinema, no? Per Baggio, cioè vederlo nel Brescia giocare con la V bianca della maglietta del Brescia era un sogno. Sì, infatti è sempre stato un nostro idolo, un mio idolo. Che bello, eh? Vabbè, Baggio, vai Andre, tocca a te, vai, fammi. No, avevo più una curiosità, no? C'è stato un allenatore, credo Lucescu, che in una partita si dice abbia pensato di scambiarvi perché uno dei due era stato ammonito. Esatto. E allora nello spogliatoio lo voleva scambiare in modo perché gli serviva di più il ruolo dove giocava l'altro, e quindi per non perdere la l'uomo. Esatto, me lo ricordo come se fosse ieri, era un Perugia-Brescia e io giocavo terzino sinistro e mio fratello esterno alto a sinistra. Io ero stato ammonito nel primo tempo, rientriamo negli spogliatoi e viene Lucescu da noi, cambio la maglia, cambiate la maglia. Cosa, mister? Cambiate la maglia. Così gli abbiamo detto, mister, ma cioè, alla fine se rientro e io con la maglia, mio fratello fa un fallo, viene espulso comunque, perché non è,
e voleva fare questa furbata, però secondo me si è accorto di aver detto una cazzata. Sì, perché comunque alla fine era barare, cioè, sì, va bene un fallo, è mio tuo, così, o ti buttavi per avere un calcio di rigore, ma così era proprio. Però geniale, anche solo l'idea era geniale, ma lui difatti mi ricordo che l'avevamo avuto nei primi anni di Brescia e come allenatore faceva cose che le ho rifatte poi 10 anni dopo, era già avanti per il calcio italiano, era geniale anche sotto quel punto di vista. Lì era proprio una genialata, però. Ma oggi con le immagini vi avrebbero fatti neri in un secondo. Ma sì. Perché oggi c'è la prova TV. Però sai, allora non c'era. Non ci pensa che puoi fare una cosa del genere. È vero, però. Però ti racconto un altro aneddoto. Io quando giocavo a Bologna, mio fratello giocava nel Livorno ed era infortunato e c'era lì accanto al centro sportivo del Bologna un istituto dove andavano a curarsi i giocatori. E bravo, e praticamente gli ho detto: dai, fai finta di entrare te negli spogliatoi, fai finta di essere me. È entrato negli spogliatoi, ciao ragazzi, è andato al mio posto perché gli avevo spiegato dove era. Ha cominciato un po' a cambiarsi, arriva Claudio Bellucci, lo guarda: te non sei Emanuele. E allora da lì poi sono entrato, l'aveva riconosciuto, perché alla fine. Sì. Sai perché? Secondo me stava cantando. Esatto, era stonato. Era stonato e l'ha beccato subito. Questa è bella. Questa. Senti, si è messo a cantare a stonato. In effetti anch'io ero alle superiori, ero in classe 2 gemelli, con i capelli rossi uguali, pettinati uguali. E il primo anno onestamente li confondevo sempre, certo. Invece il secondo anno riuscivo a capire la differenza anche solo dalle espressioni, esatto. È solo ovviamente un primo colpo d'occhio, è ovvio che sì, come vi ricordate il giochetto sulla settimana enigmistica, quello delle due figure, trovate le differenze, sì. Ecco, i due gemelli sono uguali apparentemente, però se tu guardi poi dopo ci sono 20 cose diverse. No, è vero. Poi crescendo forse ancora di più viene questa. Beh, ci sono miei amici di infanzia che ci riconoscono dalla voce, se chiamiamo, dalla camminata anche di spalle. Quindi. Sì, anche io lo riconoscevo proprio dalle movenze, dalle espressioni. Sì, ci credo. Senti, allora io ti avrei chiesto a questo punto qual è stato il tuo compagno più forte, ma mi sa che me l'hai già detto. Il compagno più forte col quale hai giocato. Roberto Baggio. Immaginavo. Quelli che hanno giocato con lui lo dicono. E invece a questo punto mi viene da pensare qual è stato l'avversario più forte che hai incontrato e quello che non ti ha fatto magari dormire la notte, che dici domani durante la gara mi toccherà battagliare con quest'altro e è veramente... Allora, per questo motivo... ho sempre dormito serenamente, perché comunque, come ho detto prima, vivevo il calcio come un divertimento e quando entravo non pensavo a chi avevo davanti, pensavo che il pallone era uno solo e io dovevo rubare quel pallone lì. Però se ti devo dire il giocatore più forte con cui ho giocato contro, ce ne sono due. Uno è Zinedine Zidane e l'altro Ronaldo il fenomeno. Aia. Questi due giocatori secondo me sono stati i più forti in assoluto e facevi veramente fatica, ma ti rendevi conto che avevano qualcosa di più degli altri e gli altri magari erano Del Piero, Totti, giocatori incredibili che in quegli anni lì facevano. Infatti ho letto delle dichiarazioni di Ronaldo e anche di Manuel Rui Costa dove dicono che i peggiori avversari che hanno avuto sono i due gemelli. Sì, perché come ha detto Mario eravamo proprio fastidiosi, due zanzare, sai? Ma io me lo ricordo allo stadio, io venivo a vedere le partite, sono abbonato all'Inter dal 92, cioè ho sempre visto tutte le partite e ogni volta mi ricordo che le madonne, dicevo, ma questi due sempre addosso, ne salti uno e arriva l'altro. E poi tra l'altro delle partite sempre ostiche con tutte le squadre dove hanno giocato, non c'è mai stata una gara semplice. No, esatto, perché comunque noi abbiamo sempre giocato in squadre magari che dovevano lottare per non retrocedere, certo. E il nostro dinamismo, la nostra aggressività
rompeva le scatole agli avversari, ma mi ricordo quando avevo fatto il corso, il primo corso a Coverciano per diventare allenatore, c'era il preparatore atletico Perondi che andava in giro per l'Italia a fare i suoi seminar, e lui diceva, mi aveva detto, per far capire alle persone che il calcio stava cambiando faceva vedere questo video, e me l'aveva fatto vedere, dove si giocava Juventus Brescia, io che attacco Zidane mi scarta, arriva mio fratello, poi scarta mio fratello e arrivo ancora io, proprio la dinamicità. E mi diceva sempre che quando faceva vedere quel video lì la gente applaudiva, perché certo, vedeva proprio con gli occhi che il calcio si stava evolvendo verso un'intensità, un'aggressione sull'avversario, sì, squadre corte, in modo proprio radicale. Sì, ma mi ricordo proprio quel... Posso bere un goccio di birra o no? Certo. Vai, vai, alla salute, salute, alla, salute. Alla tua, alla tua. Alla nostra, dai, al rock. Al rock, ci piace, al Rocker TV. Senti, e in tutto questo ci sarà stato un avversario che ti stava sui coglioni, dici, mamma mia, questo se lo prendo, cioè... Palla e figura, tutto insieme, vai, lo faccio saltare. Ma quello Totti, ma non so perché Totti, però era fortissimo, anche le ali in campo, però a volte mi innervosiva perché veramente lo toccavi così, sembrava che gli avessi fatto un fallo allucinante, invece dicevi, ma alzati in piedi. Ma non gliel'avevi fatto il fallo allucinante? Qualche volta sì. Ah, ecco, come diceva il mio vecchio allenatore, è più grande la palla o l'uomo? L'uomo, è più facile allora prendere l'uomo, no? Però dai. Povero Totti. Sì, esatto. Allora, noi eravamo veramente due zanzare, due rompiballe a giocare così, però siamo sempre stati comunque leali, nel senso che finita la partita, anche se ci avevamo menato, avevamo litigato, per noi è come se niente fosse accaduto. E espulsioni per falli di reazioni, fallaci così, non ne abbiamo mai avute, ma è solo grandi ammonizioni, soprattutto anche per proteste. Quello litigavamo con gli avversari, con l'arbitro, un casino facevamo, ma impressionante. Cioè. Mi ricordo. Però per fallacci noi eravamo molto, ma molto, ma molto, ma molto determinati, però quando la palla era lì, falli da dietro, non ne facevamo, proprio cercavamo di entrare decisi sul pallone. Senti, allora, tu non ci crederai, ma noi siamo andati a prendere delle immagini che in questo caso rappresentano un tuo gol. Ah, ok. No? Per cui c'è di tutto, e poi parliamo anche della musica, tanto abbiamo ancora un po' di tempo. E quindi che rapporto avevi tu col gol? Intanto ce li guardiamo, quei due che siamo riusciti a rintracciare. Guarda, prima li vedo, questo è un gran gol, È per quello che lo dico, Io ne facevo pochi, ma buoni, ed erano anche... Questo è un super gol. Questo è un super gol. Mi ricordo, avevamo giocato a Treviso. Questo è con il Livorno, giusto? Sì, giocavo a Livorno, avevo fatto un bel gol. Qua a Empoli ho fintato, qua, anche qua avevo fatto un bel gol. Ne facevo poco, però pochi, belli. Però quando li facevo erano dei bei gol. Senti. Da contraltare, come Mariolino Corso ha inventato il tiro a foglia morta, io ho inventato un tiro, lo dico sempre. Non lo sapete? No. Il tiro fuori di un soffio l'ho inventato io. L'ho inventato io. Il problema è che il tiro fuori di un soffio non solo da fuori area, anche quando ero a 2 metri dalla porta. Ma davvero? No, io avrò segnato, adesso non lo so, però una ventina di gol nella mia carriera, ma vi giuro ne avrò sbagliati il triplo. Ma gol veramente. E cosa ti dicevano i compagni quando rientravi? Cioè, dimmi la verità. Cioè, se ne sbagliavi. Non mi diceva niente. No. Durante la partita, magari c'era Dario Ubner che mi guardava e diceva: ma come hai fatto? No. E io dicevo: boh, non lo so neanche. No, ho sbagliato di quei gol allucinanti. E poi magari facevo dei bei gol. No, beh, questo è bellissimo. Sì, sì, sì.
ma è incredibile. Come Maldini che diceva che sono più le partite che ha perso, sì, che ha vinto, o i trofei che ha perso. Esatto. Sì, lui si è definito il più grande perdente della storia. Esatto. Cioè, che è un paradosso. Però No, ma è allucinante. Difatti, questa cosa del tiro fuori di un soffio, perché è nato tutto durante l'allenamento. Il venerdì Mazzone faceva sempre calciare in porta gli attaccanti, e io e mio fratello non eravamo a rompiballe solo con gli avversari, ma anche con i compagni. Ci fermavamo sempre noi a tirare con gli attaccanti e ci prendevamo sempre in giro, perché non facevamo mai gol. C'era Roby che ci prendeva in giro, Hubner, Toni, così. Un giorno continuavo, non facevo gol neanche a morire. Un giorno cosa ridete, io almeno ho inventato un tiro, mi è venuta così. Che tiro? È il tiro fuori di un soffio. Da lì mi è venuto grande. Ti hanno ero un artista, eh sì, perché è facile tirarla, ma esatto, da parte opposta, invece mancare di poco. Sì. Poi ero veramente anche un po' abbastanza sfortunato, perché veramente io tiravo, cioè, palo fuori, cioè mai una volta palo, dicevo, oh, che fortunato che niente mai. Vabbè, senti, allora noi tra l'altro, Andrea, ci siamo fatti una trasferta insieme, così almeno interrompiamo questo momento anche divertente. Abbiamo fatto una trasferta in Russia a giocare con la Nazionale Artisti TV e io con Risophonic, per cui abbiamo vissuto 9 giorni, 10, sì, fantastici. Guarda cosa stanno mandando in onda. Ah, eccole qua, grande. Qua eravamo in spogliatoio con, sì, la maglia non della Nazionale vera, Nazionale Artisti TV. Esatto. Quelle scarpe, poi mi dirai che fine hanno fatto, boh, e qua siamo in spogliatoio, sa, qua nella venue. Qua mi ricordo che avevo giocato da canima, perché avevo, io sono stato operato 3 anni fa all'anca, ho la protesi all'anca dovuta alla carriera che ho fatto, e lì erano le prime partite dove dicevo, cosa mi sta succedendo, non riuscivo più né a correre né a coordinarmi, perché sei avevo abituale. Questo lo voglio dire io, perché onestamente Emanuele si è prestato insieme a Massimo Paci, credo Gennaro c'era anche. No, Gennaro c'era Melosi. Giuliano Melosi. E praticamente si è prestato a supportare la Nazionale Artisti TV in questo mondiale, lo dico agli amici da casa, mondiale per musicisti, nel quale partecipavamo come Italia e come Risophonic in rappresentanza dell'arte italiana. Bene, per quello che riguarda il mondo della musica, devo dire 5 volte siamo stati convocati, 5 vittorie, primo posto a mani basse, proprio con nazionalità diverse, come non so, ti dico, c'era oltre la Russia, che era il paese che ospitava questa cosa, c'era il Brasile, l'Argentina, c'era il Kazakistan, ma tutte le nazionali. Nel calcio facevamo un po' fatica, no? E per cui, ahimè, siamo arrivati, la media era su 16, 15esimi, 13esimi, 14, una volta siamo arrivati noni, cioè è stato il massimo risultato raggiunto. Ma la cosa bella è che loro, che hanno fatto questo mestiere per davvero, che ci davano una mano, finita la partita, mi ricordo l'umiltà, perché veniva e dice, oh ragazzi, scusate che non ce l'ho fatta a dare, oh, non riesco a correre, mi fa male la gara, cioè, ma lo vivevano con quel senso di appartenenza, sì, che... Sì, sì, perché siamo cresciuti nello spogliatoio così, e quindi ci dispiaceva, perché comunque ci avevate chiamato per fare un po' la differenza, e quella differenza in negativo. No, vabbè, dai, eravamo talmente scarsi come noi che, sì, che ci voleva un miracolo. Però cioè, fuori dal campo vincevamo mani basse. Oh, mamma mia, i numeri uno. Senti, ma tra l'altro in quell'occasione tu sai che mi prendono tutti in giro, perché io ho una prerogativa nel calcio. Al di là che sono il bomber assoluto della Nazionale Artisti TV, il più grande marcatore di tutti i tempi, 271 gol in 235 presenze. Anche perché prima non c'era la Nazionale. No, c'era. Il secondo è Corrado Tedeschi, il secondo per numeri, però è 150 gol, quindi mi dispiace, ma penso di aver fatto un record imbattibile in 21 anni di appartenenza. E io ho una prerogativa, cioè se ti avessi dato il mio piede destro, qualche golletto e qualche traversa di l'avresti sicuro, presa. Allora ti voglio far vedere una volta in Russia in allenamento che cosa abbiamo fatto. Secondo me non te lo ricordi. Stadio Lokomotiv di Mosca.
abbiamo appena finito l'allenamento, un film già visto, dietro la telecamera KG Man, in porta Emanuele Filippini, ma non vale un cazzo perché devo solo prendere la traversa. Primo tiro, E andiamo, porca puttana, che mamma mia, che qualità, porca puttana. Sì, mamma mia, la traversa d'oro. Mamma, no, il piedino ce l'aveva, mi ricordo. Dovevi giocare palla addosso perché se a fare uno scatto. No, perché Mario me lo sono mangiato in questi anni, quindi è dentro, nascosto per bene. Esatto. Però dai, devo dire che è stato davvero divertente e io quando l'ho invitato a venire a questa trasmissione con Rocker TV, a Rock and Goal, gli ho anche detto: allora ricordati che quando verrai qua ti rovino, porta le tue maglie perché ce le giochiamo alla traversa. Allora ti dico che pur di non giocare e di non ha detto guarda, le ho finite tutte, mi dispiace, non ne ho più neanche le ho vendute, le ho regalate tutte le ho regalate tutte, non ne ho più neanche una. Vabbè, dai, sì, però come ti ho detto prima, quando vedi attaccata al muro la maglietta di Maradona, no non te la cavi così, io voglio quella di Emanuele Filippini, qualsiasi altra maglietta. No, lo so, è vero, Diego è Diego, cioè. Lo so, però mi manca, quindi bisogna fare qualcosa. Esatto. E infatti volevo dire, ma le scarpe le hai appese al chiodo quelle lì o stai giocando ancora? Allora, mi capita di giocare ancora con i ragazzi quando andiamo a fare gli allenamenti con la nazionale, e quando manca un giocatore perché magari deve recuperare da un infortunio, da una botta, gioco le partitelle chiaramente a campo ridotto, 10 per parte, e faccio il terzino sinistro. E diciamo che i ragazzi sono molto attenti quando, però me la cavo ancora, sì. Perché comunque alla fine campo ridotto non hanno la possibilità di prendere palla, buttarsi la palla lunga. Ecco, certo. Ora che mi giro. a chi lo dici? Però me la cavicchio, e ci sono state già 2-3 volte tunnel. Ah. Io ho fatto il tunnel e ci rimangono male, fanno finta, ma però cosa l'hai preso? Stai muto. Che bello, eh? Sì, sì, no, beh, torni bambino. È la massima espressione, il tunnel è. Cioè, a Uragomella, dove sono cresciuto, valeva di più un tunnel che un gol, cioè, sì. Però il tunnel vero è che tunnel e devi riprendere la palla. Chiaro. Sì, te ne vai così a sfregio, esatto, che ti guardano la targa da dietro e basta. E, senti, e invece questa è una soddisfazione che mi devi dare. Qual è la squadra che ti sta più antipatica? Beh, da bresciano l'Atalanta. Ah sì? Eh sì, da bresciano l'Atalanta, anche se purtroppo vederla lì, che gioca la Champions League, in Serie A, sempre comunque in zona coppe, mi fa rosicare un sacco, Hanno fatto un bel progetto. Noi a Brescia siamo nati con l'odio nei confronti dell'Atalanta, anche viceversa, certo. Però comunque... cioè, sinceramente, quando vedo anche l'Atalanta giocare certe competizioni, sono... li riconosci? Sì, perché sono un uomo di sport e alla fine riconosco una progettazione, un programma, una voglia di far bene, un attaccamento alla squadra, e quindi sono contento per loro, anche se dentro inside è rosico. Quindi mi sembra di capire che alla fine, nonostante tu abbia giocato in tantissime squadre, quella che ti porti dentro, che ti è rimasta nel cuore, è il Brescia. Sì, il Brescia. Io allora, quando ero più piccolo, tifavo Juventus. Poi a forza di giocarci contro un po' quello che è successo, così ho sempre tifato Brescia e tuttora tifo Brescia, difatti. Spero, adesso non sta passando un bel periodo, speriamo di rivederlo in Serie A e che dia un po' di soddisfazione. Sì, anche perché questa Serie A meriterebbe qualcosa di più di come sta andando adesso, sì. Perché abbiamo tante di quelle tradizioni, sì, esatto. Genoa, Sampdoria, Bergamo, Brescia, ci sono in tutta Italia, esatto. Cioè sarebbe bello che tornassero a un livello altro che, sì, la Premier, sì, sì, volendo, esatto, vedere. Infatti, no? Cioè, Brescia è una di quelle piazze che comunque in Serie A dovrebbe rimanerci per qualche anno. Sì.
Però d'altronde così, se non hai progettazione diventa difficile. Senti, un'altra curiosità è legata al mondo che al quale tu hai ceduto tutta la tua infanzia, perché poi al calcio hai regalato tutta la tua vita, a differenza magari di noi che abbiamo potuto fare una vita più tradizionale, uscendo con gli amici, costruendosi magari dei rapporti duraturi. Chi cambia spesso città e squadra difficilmente riesce ad avere un percorso, esatto, diciamo normale. Nel tuo caso sei riuscito in tutti questi anni di calcio, soprattutto quando giocavi in giovane età, a costruirti delle amicizie durature, cioè persone che risenti ancora oggi, che hai modo di vivere come amici? Allora, i miei amici, diciamo, veri sono quelli d'infanzia, sono quelli dell'oratorio, sono quelli che a volte ci troviamo, suoniamo ancora, qualche volta capita di fare qualche serata di beneficenza, facciamo un paio di canzoni, non di più, perché comunque lo sapete meglio di voi di me, che se non provi, poi noi che siamo degli animali a suonare, se non provi fai fatica, quindi facciamo al massimo 2-3 pezzi per manifestazioni di beneficenza. Nel mondo del calcio, come hai detto tu, è difficile trovare non degli amici veri, perché sono degli amici, però cambiando squadra ogni anno c'è un via vai, fai fatica a diventare proprio amici, anche se quando ti rivedi, per dire, domenica sono andato a vedere Juventus Next Gen contro Renate, ho incontrato Federico Giunti e ci siamo ritrovati, abbiamo chiacchierato come se ci fossimo visti la settimana prima, quindi quando ti incontri ricordi anche quello che hai passato, così. L'unico però, e qua si torna sempre alla musica, l'unico con cui noi ci sentiamo frequentemente, parlo anche a nome di mio fratello, è Maurizio Neri, come che è stato Maurizio, il nostro capitano a Brescia, e lui era il cantante delle Rondinelle Rock. Quando suonavamo lui era il cantante, amico di Omar Pedrini, Rondinelle Rock l'aveva dato Omar Pedrini il nome alla, certo, band, e lui lo sentiamo tuttora. La musica è stato da collante per questa amicizia. Allora, dopo tutta questa storia, stiamo questo parlando pimpone di musica, stiamo parlando di calcio, adesso arriva il momento in cui, hai presente quando tu dicevi, ma io ho sempre dormito serenamente prima di affrontare l'avversario, di scendere in campo, ecco, perché alla fine mi divertivo. Adesso io ti voglio mettere un po' di tensione. Aia. C'è qua una bella chitarra. No, quindi a questo punto, aia, ci piacerebbe... Ma cosa? Io, allora, l'ho non detto... Non iniziare a cercare scuse. Allora, la chitarra è lì dietro di te. Sì. Sicuramente ti sei preparato come all'esame delle medie. No, non mi sono preparato. Perché sono sicuro che avrai smanettato almeno no, qualche no, giorno. No, non mi sono preparato. Allora... Posso fare questa, che io sono sempre stato fan di Bruce Springsteen. Dopo lo raccontiamo. È una canzone che posso fare, questa. I come from down in the valley where we serve when you're young. They bring a lot to do like your daddy done. Me and Mary with Madonna in school, and she was just 17. Rag out of this valley, down the world of the field where we go down to the river, into the river we die, oh, down to the river with your wine. Bravo. Ho fatto fatica, avrò stonato perché avendo le cuffie non sentivo la chitarra. Ecco, non ce l'avevo nelle cuffie. Allora, stanotte te la mandiamo. Cavolo, è il fonico, Alfred. Hai visto che ti sta criminalizzando? No, vedi? non è attaccata. No. Vedi. Esatto. Allora. Ora sono intrippato con il Led Zeppelin, fammi sentire qualche bel riffone, dai, che così... Beh, faccio questa... Allora, potrei far questa, Rumble On. Vediamo. Com'era? Oh.
delle Zeppelin, questa famosissima, dai. Senti? Stairway to Heaven. Adesso si sentiva nelle cuffie, preso dall'orgoglio là dietro. Adesso che non cantava, tutto a posto. Allora, quante adesso... ore di cameretta ci sono qua? Oh, porca miseria. Ah, sì, sono un casino di ore. C'è... Che bello sentirti suonare. Hai il tocco giusto, eh? Ha il tocco giusto. Suono gli strumenti tutti male, ma li suono tutti. No, bravo, mi piace questa cosa. Tra l'altro, lo diciamo in diretta perché sta cercando una band qua sul Milanese. Vorrei fare un duo acustico, bianco, perché piacerebbe. E un altro chitarrista. Chitarrista e voce. Cantante. Esatto. Okay. Sì, mi ha detto che lui non vuole cantare, cioè gli piace di più l'idea di suonare. Di accompagnare, avere qualcuno che canti e che suoni dei pezzi acustici. E andare in giro a fare qualche seratina, tanto per. Perché lavorando con la nazionale ho tanto tempo libero. Fai un bel appello, guarda, forse è quella lì la tua camera, sì, è quella là. Qual è? Quella lì, quella di là. Quella di là. Allora, eccola. Cerco un cantante chitarrista per serate in duo acustico, genere dagli Stones, Led Zeppelin, AC/DC, Springsteen, U2, Pearl Jam, qualcosa che mi emozioni e cerco proprio un cantante. Allora, il booking cantare, no. E andiamo. Il booking ce l'abbiamo, esatto. E andiamo, il booking ce l'abbiamo, lo faccio io. Ok, quindi ti faccio da gente. Va bene, va bene. Scrivete a Rocker TV, così li mettiamo in contatto. Certamente, scrivete a Rocker TV, vedi Andrea che è preciso. E giustamente dice, mi raccomando, se sentite questo appello, faremo di tutto per farvelo sentire. Mi raccomando, chitarrista, cantante, per fare un duo acustico. Esatto. E la band è presto fatta, perché il nome ce l'abbiamo. Poi si trova facilmente a trovare un locale dove ti fanno suonare. Ci penso io. Grande. Quello Rocker TV si mette a disposizione per spingere queste nuove leve. Devo piangere perché ti ricordi che mi hanno detto, devo piangere per... Allora, senti, parlando sempre di musica, tu per il calcio sicuramente avrai fatto qualche follia, giusto? Sì, beh, follia cosa intendi? Ah, qualche cosa di assurdo per la squadra, vedi. Tipo io da tifoso mi sono preso... Ho perso il passaporto, il documento. Dovevo andare alla finale di Champions a Madrid. Purtroppo non mi facevano partire, ero a Lecce, mi sono imbucato dentro l'aeroporto, sono riuscito ad arrivare a Bergamo ho preso un taxi, sono tornato a casa, ho fatto una denuncia dei carabinieri, ho ripreso un taxi, sono andato a Bergamo, ho perso l'aereo per Madrid e sono andato a Valencia. Da Valencia ho preso un treno e sono arrivato a Madrid, in Champions alle 20:35. Cioè, quindi una follia del genere per la squadra, credo che... Eh beh, certo, sì. Quindi mi è capitato questo. A te magari non proprio così, perché sinceramente... No. Beh, pazzie per giocare a calcio? No. Perché... Però l'ho fatto per la musica. È lì che volevo arrivare. Bravo. L'ho fatto per la musica, per Springsteen, perché comunque è sempre stato il mio idolo. Sono stato in America... E abbiamo rischiato davvero di essere arrestati perché praticamente lui abitava a Ramson, che è vicino a New York, vicino a un'ora e mezza, due da New York, e praticamente io e mio fratello, un altro mio amico, per non dare nell'occhio e passare davanti a casa di Springsteen, avevamo noleggiato una macchina cabrio. Una volta passavamo cabrio, l'altra no, cabrio no, ma alla fine ci ha fermato la polizia. E classico poliziotto palestrato, abbronzato, occhiali a specchio, e noi dai facciamo finta di esserci persi, così abbiamo tirato fuori una cartina e si avvicina e ci fa: cosa fate qua? Ma niente, ci siamo persi, il problema qual era? E no, lui ha detto: non raccontatemi balle perché sennò vi faccio arrestare subito.
ma sapete perché aveva capito che noi eravamo lì per qualcosa? Avevamo tutti e tre le magliette di Springsteen. In incognito, in incognito, così, e praticamente abbiamo rischiato di essere arrestati perché ci voleva veramente portare dentro. Fortunatamente il nostro amico sapeva molto ma molto bene l'inglese, soprattutto l'americano, gli aveva detto: guarda, scusi, non ci vedrete più da queste parti. Ma io tra l'altro mi ricordo, oltre a questo aneddoto divertentissimo, di non vorrei sbagliare perché magari ricordo male, però di un aneddoto che riguarda il nome The Stalkers, no? Ah sì, esatto, sì, anche questo. Praticamente sempre in Europa invece. Sì, perché loro lo tampinavano, sì, cioè proprio erano come nel calcio con Ronaldo. Cioè. Tre date in Germania, era Monaco, Francoforte e Düsseldorf, e praticamente Francoforte era la terza data. E praticamente avevamo seguito Bruce, gli chiedevamo: Bruce, facci Lost in the Flow da Francoforte, che è una vecchia canzone, e lui fa: l'ho già fatta a Milano, vediamo. Niente, arriviamo a Francoforte, arriva al concerto, e ad un certo punto del concerto si è messo al pianoforte, inizia, e noi avevamo capito già che era un mi minore come Lost in the Flow, un po' a forza di ascoltarlo. E a un certo punto fa: ci sono tre o quattro ragazzi, perché eravamo quattro amici, altri due miei amici di Roma, ci sono tre o quattro ragazzi che mi stanno seguendo da qualche giorno, spero che con questa si levino dal mio culo tutto il palazzetto a ridere, noi a esultare, sì, siamo noi così, Stalking Request by The Stalkers. E da lì è nato il fatto di Antonio Filippini and The Stalkers, perché ha fatto un album così, e il nome praticamente l'abbiamo preso da Bruce. Vabbè, è bellissimo. E abbiamo il bootleg. Eccoti lì con esatto. Esatto. Questa, allora, l'autografo l'ho fatto a Monaco e la fotografia a Roma. Cioè, praticamente eravate il suo incubo. Sì, eravamo l'incubo anche lì. Come nel calcio, è tutto torna. Abbiamo il Butres, vedi, senti proprio che lui dice: spero che con questa si levino dal mio culo, e tutto il palazzetto a ridere, e sottofondo senti: eravamo noi. Sì, a te Andrea, mai successo? Vai, vai. C'è un aneddoto su una cosa simile, sempre springsteeniana, collateralmente. Di soprannomi sempre o di frasi prese. Ti ricordi il film Taxi Driver, dove Robert De Niro nella versione americana dice: Are you talking to me? Esatto. No, are you talking to me? E lui, ho saputo che ha preso quella frase da un concerto di Bruce Springsteen. Ah, ma dai. Lui la sera prima di fare la scena di Taxi Driver, dove poi ha improvvisato questo Are you talking to me, se l'ha inventato lui, non c'era nello script. È andato al concerto di Springsteen, qualcuno ha urlato qualcosa a Springsteen e lui si è girato e ha detto: Are you talking to me? Are you talking to me? L'ha ripetuto due o tre volte, e lui l'ha preso da lì. De Niro ha preso da lì questa cosa, che poi ha usato in Taxi Driver. Cavolo, questa da fan non la sapevo. Interessante, bella, me la rigioco subito. Senti, io direi che è arrivato il momento di introdurre anche il nostro grande ospite della trasmissione di Rock and Roll, che avete imparato a conoscere, che è sicuramente già qua pronto, e lo vogliamo introdurre così, con un video di ciò che è accaduto esattamente una settimana fa a quest'ora. Per cui, se mandiamo il video, vi sveliamo anche chi è l'ospite. E adesso l'unica cosa che dovete fare e vincere le prossime partite. La prossima si chiama. No, niente, no, niente, ragazzi, pressione. Lo dovete fare per noi. Nessuna pressione. La curva ve lo chiede, la curva. Noi siamo tifosissimi oramai della Pro Vercelli, per cui la prossima sicuro. La prossima la vincono sicura. Uff, io. Ah, bello. Vedi? Ma sì, garanzia, eh. Ed eccolo qua, il profeta. Oramai ti dobbiamo chiamare così, Filippo, ben arrivato. Stavo pisciando dalle risate fuori, guarda. Sì, Emanuele ne ha, infatti dobbiamo riportarlo qua con la nuova band in promozione, bene, e poi gli facciamo raccontare un po' di cose di calcio ancora e di musica, perché davvero queste cose, dalla carta d'identità agli Stalkers,
insomma, le vostre follie sono troppo belle. Sì, sì. E ne ho altre, dai, ci vorrebbero ancora un paio di puntate. Ma tornerai ospite, volentieri. Senti, allora, Filippo, te lo voglio introdurre così, è il mago dei numeri. È praticamente la persona che ci sta facendo conoscere meglio un ambito che, purtroppo, devo dirlo con questo termine, è poco ancora conosciuto, ma viene anche spesso scambiato con il gioco d'azzardo o con la scommessa tradizionale. In realtà, che cosa fa? Si occupa di analizzare dati, statistiche e poi di comprendere prima degli altri quali sono le opportunità che potrebbero nascere in base ai numeri che lui ha preso in considerazione. E devo dirti che da 2 mesi a questa parte, cioè, è veramente incredibile questa cosa, ha predetto tutto, cioè lo ha letto praticamente dai numeri che ha analizzato. Per cui, nell'ordine, dico, l'ultimo mese, vincita dei mondiali dell'Argentina, ma non dicendo solo secondo me vince l'Argentina, ogni settimana diceva il Brasile lo danno per potenzialmente una squadra forte, invece perderà la partita, perso. Che ne so, no, la Francia, ahimè, secondo me non ce la farà, usciva. Vedo bene l'Argentina anche dopo la sconfitta, secondo me sarà la squadra, e vinceva. Inter-Napoli, rientriamo e dico, chissà sta partita, no, tranquillo Mario, vince l'Inter, che non poteva dire nessuno. E io dico, ma davvero i numeri dicono questo? Sì, Inter-Parma, guarda, finisce che dopo i supplementari vince l'Inter. E capitava tutto quello che... Sì, e adesso questa settimana abbiamo mandato in onda questo spezzone perché c'era ospite Massimo Pace, è un tuo ex compagno, esatto. Roberto Guana, esatto. Che tra l'altro ti saluta tantissimo. E chiaramente stavamo parlando dell'andamento della squadra, della Provercelli, e dicevamo proprio, è un periodo, no, non arrivano i risultati, ci stiamo impegnando tanto, eppure, ahimè, arrivano sconfitte, prestazioni così così. Allora io ho detto, senti Massi, mi devi promettere che la prossima me la dovete vincere. Cioè, allora spunta lui dal niente e dice, no, l'ho analizzata, la prossima la vincete. È incredibile. Incredibile. Allora, non erano inquadrate le mani, perché io ho temuto che Massimo, esatto, e l'altro si toccassero. In realtà gli hanno creduto, e quando è successo, che io guardo sempre gli aggiornamenti della Serie C, della Serie B, e ho visto 2-1, cioè non mi sembrava come vero. Cavolo fa. Mi sorge una domanda, ma se dai numeri perdevano, gliele avresti detto? No, ma io lo dicevo prima. No, dico, se tu sapevi che... Ah, se perdeva il Provercelli. L'avresti detto. A volte l'ho detto, però... In realtà gli hai detto, la prossima la pareggiate, e l'ho pareggiato. Sì. E gli ha anche detto, perché? Perché voi siete forti nella prima parte di gara, invece nell'ultima solitamente loro fanno gol e voi lo prendete. Ah, sì, no. Cioè, è una cosa veramente, anche per te che lavori ad alti livelli con i giovani, con la nazionale, analizzare l'andamento di alcune squadre o di giocatori davvero ti fa vivere. È importante, perché è uno strumento in più per capire la propria squadra, gli avversari, è uno strumento in più, anche perché mi sembra ci sia stato un film su la costruzione di una squadra americana, di football americano o di hockey, che si fatto da Brad Pitt, e si basava sull'acquisto dei giocatori in base alle statistiche. E avevano vinto il campionato. No, la statistica numerica comunque è uno strumento in più per... Secondo me nel calcio moderno può aiutare tantissimo. Sì. È chiaro che magari a livello nazionale, sai, trovandoci poco per pochi giorni è di più difficile fare una statistica, più complicato, sì. È più complicato invece una squadra tutti i giorni, giocatori che ruotano anche, esatto, non c'è un ciclo come quello da club, diciamo. esatto, però è interessante, perché comunque come tutte le cose c'è un'evoluzione, anche questa potrebbe far parte. Ma ti dirò, è interessante anche perché, al di là del piacere di avere individuato e azzeccato un pronostico, c'è anche un fattore economico, perché devo dire che lui l'ha fatto diventare il suo lavoro, e addirittura oggi lo insegna. Per cui
È un po' come giocare in borsa, però nel mondo dello sport, dello del sport. Calcio. Tu analizzi né più né meno come si fa per le società quotate in borsa. Sì. Per cui è davvero qualcosa di speciale. E io ogni tanto mi mordo le mani perché, non essendo uno che ne approfitta, non ho mai giocato neanche un euro, se no qua mi pagavo lo stabilimento. Qua devo incominciare a godere di più di questi. Fruttare questa amicizia. E com'è nata questa tua passione? Ho sempre amato la matematica. Io da piccolo andavo male in tutte le materie tranne che matematica. Quando poi ero in pausa pranzo, invece di star lì magari a guardare la tele o andare a caso, che guardavo i numeri, file Excel, statistica, ero malato. E lì ho cercato un qualcosa che unisse la mia passione per il calcio al lavoro, certo. Qualcosa che mi mantenesse. È importante, dai, bello. No, infatti adesso ne approfitterò di più anche io. Infatti le soffiate. Per fine puntata c'è qualcosa che ti voglio chiedere di risultato, tipo quello di stasera, ad esempio, cioè che mi interessa proprio. Sta facendo finta di niente, ha fatto i complimenti all'Inter per la vittoria della Supercoppa. No, avete meritato, cioè falso. Beh, come vero, pochi non si al può mondo. Dire però, non c'è stata storia, però almeno si presenta, c'è qualcuno qui che Paletta ti stiamo aspettando, perché questa trasmissione è nata tipo una barzelletta dove c'è un milanista, un interista e uno juventino, quindi doveva essere così. Però lo juventino, stranamente, è il bassista dei Pancreas, che è una band storica di punk italiano, eccetera. Quindi quando è nata la trasmissione, la Juve era tipo a meno 15 dalla vetta e lui diceva: no, ma io di calcio, no, sai, forse non sono interessato a parlarne perché, sai, non vorrei poi magari i fan dei Pancras dicono questo è juventino, magari gli interisti si risentono, i milanisti, ma in realtà stava prendendo tempo. Esatto. Come la Juve ha iniziato a salire. Ragazzi, allora quando si va in onda sto martedì, praticamente la prima puntata andò in onda dopo la sconfitta dell'Inter con la Juve 2-0, che è arrivato a fare il pappagone. E allora ti dico questo aneddoto, perché qua c'è il wifi come in tutte le oramai le TV o le strutture. Quindi sapevo che Paletta sarebbe venuto qua per un periodo di tempo e mi chiese: senti, ma qua c'è il wifi per navigare? E io dissi sì, c'è. Allora il giorno dopo praticamente ho chiamato il tecnico e ho detto: mi devi fare un favore, cambiami la password della rete e metti in minuscolo Juve merda, tutto minuscolo. Allora cosa succede? Che arriva Pale il giorno dopo e dice: allora caccia qua la password. E gli dico: guarda Pale, devi scrivere Juve merda tutto in minuscolo. E lui: no, ma va cagà, sai cosa c'è? Io mi consumo i miei gighi, mi ha detto, non me ne frega un cazzo. Io che lo conosco, che lo sapevo, cioè avevo il cellulare acceso sulla registrazione e lo filmavo mentre di nascosto scriveva Juve merda in piccolo. E allora adesso ho un video col quale l'ho ricatto e quindi va così, sai, qua Rocker TV, ci divertiamo un po', con un po' di campanilismo. E quindi so che tu hai sempre delle belle domande. Sì, però un aneddoto. Prima parlavate di fantacalcio, dei 6.500 lire di Baggio. Mi ha fatto venire un aneddoto ai tempi, sì. quando lui giocava, che facevo il fantacalcio. C'era sempre, no, il momento dell'asta, che chiamavi il giocatore, no? E puntualmente, quando chiamavi Filippini, c'era qualcuno sempre dall'altra parte che diceva: chi? Filippini chi? E o A? O E o A, esatto. Neanche Emanuele o Antonio, E o A. E non ti ricordi quando ci pagavano? No. Come erano quotati? Oh, erano veramente. Ma noi ci dicevano sempre, ci hanno sempre detto che ci prendevano, perché comunque giocavamo sempre e sai, mettere sempre qualcuno che è una garanzia. L'unica cosa, qualche ammonizione, lo 0,5 in meno rimaneva un po', però ci compravano. Senti, è una curiosità, hai mai giocato a tipo a Pro Evolution, a FIFA con te in campo e tu no, che giochi? No, io per quei giochini lì sono zero, sono scandaloso, quasi come suono la chitarra. No, ma non è vero, dai. Va bene, no, va comunque, bene, ci sei piaciuto. No, sono sempre stato negato in quei giochi lì. No, perché secondo me da calciatore, se ti fanno magari poco potente, poco veloce, ti girano i coglioni. Ah, cioè, beh, quello sì. Era in quel senso, ma lì. Che magari ci sono state delle lamentele comunque di alcuni che hanno scritto, che hanno dichiarato proprio ufficialmente che volevano, non si rispecchiavano nei valori. Nei valori. Sì, perché alla fine sono parametri. Cioè,
il mio c'era il tiro fuori di un soffio. Vostra specie combo speciale. Esatto. Grande. Vai, allora, io... Domanda. Vai. Domanda? Sì. L'allenatore che avresti voluto avere, che non hai mai avuto? Ancelotti. Anche tu? Ancelotti. Sì, sì, stessa risposta di Roberto. Ancelotti perché, oltre a quello che ha vinto, che lo sappiamo tutti, però come persona ne parlano tutti veramente in modo straordinario e mi sarebbe piaciuto averlo. C'è stata una mezza possibilità di averlo quando lui allenava alla Reggiana e ci voleva, ma noi giocavamo nel Brescia, il Brescia non ci ha lasciato andare, però c'è stata solo quell'occasione per giocare per il mister. Però Ancelotti è su tutti quello che mi viene in mente. Allora, io non ti voglio rubare ancora tanto tempo, però non abbiamo parlato affatto della tua nuova veste di allenatore. E quindi facciamo il quiz? Sì, assolutamente. Okay. E quindi mi interessa sapere A, come ti trovi, se è così tanto diverso come dicono dal ruolo del calciatore, e soprattutto che responsabilità senti addosso, visto e considerato che non scendi in campo tu, ma devi guidare dei nuovi calciatori a un percorso di vittorie, ma anche di crescita. Cioè, per la cronaca, io li ho sfiniti quando Barella giocava nell'Under 20 per avere una maglia di Nicolò, perché infatti finalmente sono riuscito ad averla. Ce n'era una che mi dovevi prendere tu, Quale? Casadei. Ah, Casadei, vero, è andato al Chelsea adesso. No, però me l'avevi presa, se non mi sbaglio. Controlla bene, controlla bene. Io Casadei, prima che lo vendessero, è partito con loro a fare... Sì, esatto. Era che... con noi in nazionale. Con nazionale. Poi, vabbè, era comunque un giocatore noto nei club italiani più importanti, perché giocava già nell'Inter e era un giocatore importante. Ma per voi come nazionale è meglio se un giocatore rimane in Italia o è meglio che si svezza, diciamo, andando a giocare all'estero, anche se poi magari non è titolare? Per noi quasi è meglio che vada a giocare all'estero, perché l'intensità del calcio internazionale anche nei giovani è molto più alta, e quindi se si abituano a un calcio intenso come è in Inghilterra, in questo caso Casadei, per noi è meglio, perché comunque possiamo vederlo tramite Y Scout, che è il canale dove possiamo vedere le partite dei nostri ragazzi, e quindi per noi è meglio. Poi dopo, se rimangono in Italia, va bene, ma anche per loro è una crescita importante, perché imparano anche un nuovo calcio, la lingua, e quindi anche la personalità, forse. Esatto. Si capisce se uno ce l'ha per poter, esatto, giocare anche all'estero. Esatto, anche quello. Quando non sei nella tua zona di... Cioè, egoisticamente parlando, è meglio che vadano a farsi queste esperienze. Tornando alla domanda che mi hai fatto tu prima, Mario, allora, in nazionale mi trovo molto bene, perché comunque vedo passare tanti bravi ragazzi. Dimmene qualcuno, tipo Zaniolo? Cioè, hai fatto a tempo, no? No, Zaniolo no, però comunque Sebastiano Esposito, Faticanti della Roma adesso, Fabian che adesso gioca nella Reggina, ma ce ne sono tanti, Gnonto, Scalvini che giocano. Scalvini com'è? Scalvini è bravo, è sì, molto molto bravo. E da Inter? Lo so che non lo vuoi dire, perché sennò... No, è un profilo che potrebbe essere da Inter, da Juventus, da squadra importante, perché comunque già 2 anni fa lo vedevi che aveva delle letture di gioco già da adulto. Ah, una personalità, la lettura del gioco. Una buona notizia, va, se dovesse arrivare, va bene. Esatto. E cosa cambia dal ruolo da allenatore a quando giocavo? È semplicissimo. Quando giochi c'è qualcuno che ti impartisce delle indicazioni e tu li devi svolgere. Da allenatore è esattamente il contrario, li devi dare degli ordini e devi sperare che li facciano, sperare, perché comunque c'è quella volta che li fanno bene, quella volta magari hanno un periodo no,
c'è la volta c'è l'avversario, ci sono tante componenti dove tu in prima persona vorresti andare in campo perché l'hai fatto tu prima, vorresti dare una mano ma non puoi, quindi sei un po' un leone in gabbia. E quindi cambia tanto, perché comunque da giocatore ti potevi sfogare, potevi fare una corsa, fare un fallo, protestare, far gol. Da allenatore, avendo giocato prima, fai un po' più fatica. E senti, da sempre la figura dell'allenatore è totalmente diversa, l'allenatore in prima o in seconda. Però da quello che io ho notato, andando a trovare tantissimi amici che allenano, eccetera, che l'allenatore in seconda si fa il culo, il doppio dell'allenatore vero. Cioè, nel senso, ha un rapporto con la squadra ancora più intenso. Sì, perché la figura dell'allenatore in seconda non è più come una volta che era lì e basta. Adesso l'allenatore in prima ti delega molto, l'allenatore in secondo, perché l'allenatore in prima valuta da fuori quello, i giocatori, l'allenamento, la squadra avversaria, video match analyst, così. L'allenatore in seconda è quello che spesso entra in campo, fa l'esercitazione, certo, urla, grida, perché l'allenatore deve tenere, diciamo, le energie per gli impegni quando c'è la partita. Quindi la figura del secondo allenatore è cambiata tantissimo rispetto ai secondi allenatori che ho avuto io. Te ne vorrei fare 100, ma allora ti chiedo un'ultima cosa, che è un parallelismo col mondo della musica. Come è cambiata la figura del calcio e del calciatore in questi anni? Perché noi oramai siamo sui palchi, io parlo più per me, Andrea fortunatamente è più giovane, però io ho iniziato nell'85 a far professione, a calcare i primi palchi, a suonare da professionista, perché di questo si parla, e ho visto come si è evoluto o involuto il mondo della musica, dove una volta c'era la gavetta, c'era grande rispetto nei confronti degli altri musicisti, c'era educazione. Questa cosa in parte la riscontro anche nei ragazzi di oggi, però il mondo è diventato talmente veloce, tutto ti viene dato facilmente e ti viene tolto altrettanto facilmente, e si è perso alle volte un po' il senso di rispetto verso chi ha fatto qualcosa per quel mondo che i giovani si apprestano a calpestare. E volevo capire come fosse nel vostro caso, complicato o no, il rapporto con questi nuovi ragazzi, ai quali sembra spesso che tutto è dovuto, che dopo una partita fatta bene magari pensano di essere arrivati, e che rapporto hai tu e come ti sei costruito? Ma guarda, le dinamiche sono bene o male le stesse, perché è cambiata la generazione, è cambiato il modo di vivere, adesso è tutto molto più veloce rispetto a quando magari noi eravamo ragazzini, ma non per dire che noi eravamo meglio, no, certo, e questi sono peggio, è questione secondo me generazionale. Una volta ti facevi la gavetta, partivi dall'oratorio, cercavi di impegnarti, giocavi tutti i giorni per raggiungere un obiettivo. Adesso invece già il fatto che, per dire, tu in che categoria hai giocato a calcio? No, nessuna. Nessuna. Cioè, metti che uno della tua età una volta magari aveva giocato in seconda categoria, okay, però da 6-18 anni giocava sempre, tutti i giorni a calcio. Adesso un ragazzo dai 6-18 anni gioca veramente solo al campo da calcio. Poi, oppure al paddle, porca miseria. Esatto, e non giocano più, quindi non riescono a capire che se tu non hai lo strumento, il pallone tra i piedi, fai fatica a crescere, e quindi non riescono a capire neanche quello che magari l'ha fatto, perché gli diciamo guardate che dovete allenarvi tutti i giorni, non solo al campo ma fare contro il muro, perché sono cose che allenano il concetto di diventare anche calciatore attraverso il sacrificio, e loro ti guardano come per dire cosa mi sta parlando. Ma senti, ti danno del solo il fatto di dire noi ci pulivamo le scarpe, adesso ti guardano come dire perché pulire le scarpe,
sul campo in sintetico si sporcano, capito? E quando tu giocavi magari il campo in terra battuta, cambia, ti guardano perché non le hanno vissute, e quindi in certi meccanismi, in certa comunicazione devi arrivare a motivarli in altro modo. Per dire, adesso nella musica, una volta suonavi, io che sono socio e ti facevi un mazzo così per raggiungere certi livelli, certo, musicali. Io sono socio in un'accademia musicale, ci dicono i nostri altri soci che sono il motore vero della scuola, che arrivano dei ragazzini e vogliono cantare un anno e andare a X Factor. Sì. Cioè, quindi è cambiato proprio il... la visione, l'ambizione, le dinamiche, purtroppo non cosa fare, è un grosso dilemma. Non è facile, ma ti dicono, una volta, allora, ci sono gruppi che sono da 30 anni, adesso ci sono ragazzini che magari sono bravi e durano un anno, sì, perché è molto più veloce, molto più... Si consuma tutto. Noi abbiamo fatto sempre in nazionale una riunione con un incontro con una psicologa, e per motivare i ragazzi diceva, magari bisogna dire ai ragazzi, guardate che se vincete mettete una fotografia che avete vinto e avete più like possibili, per loro una motivazione, una ti rendi conto? È così, ma bravo, perché anche il like è veloce. Tu hai avuto 1500 like, ma il giorno dopo riparti da zero, sì, tutto, sì, è molto più, e per loro, come ho detto prima, ti guardano come dici, di cosa sta parlando? Ma no, ripeto, non perché noi eravamo No, però era così, perché anch'io da bambino, che non sono mai stato un accanito giocatore e neanche ho mai avuto il sogno di giocare a calcio, però giocavo anch'io tutti i giorni perché in cortile si giocava a pallone, esatto, magari giocavi 3 ore al giorno, sì, e i ragazzini adesso non giocano. Ho visto ieri sera la mia Inter non giocato. Senti, allora io ho portato via anche troppo tempo. No, è sempre un piacere. E mi devi promettere che tornerai, perché, certo, ho altre 1000 cose che riguardano anche il mondo musicale da chiederti. E ribadiamo, prima della sorpresa, ribadiamo che, allora, Emanuele è in cerca di un chitarrista, cantante, che abbia voglia di fare un duo acustico per fare serate. Il booking ce l'ha, siamo noi di, esatto, Rocker TV, per cui tranquillo. Siete una garanzia. Sì, garanzia che le date si faranno. L'unica cosa è il repertorio, che deve essere di rock, quello rock, vero. Sì, rock, esatto. Sì, il rock, quello sano che piace a noi. E quindi mi raccomando, scriveteci a Rocker TV e poi ci penso io a mettervi in contatto con Emanuele. Perfetto. E quindi, prima di salutare tutti, c'è il momento quiz. Sei tipo Facebook, che tipo di milanista sei? Ok, adesso mettiamo aia alla prova, aia, alla quindi prova. È Andrea che risponde e poi dopo io so già se la non risposta. La so, ce l'aiuto, vediamo, poi ce l'aiuto prima da casa poi del pubblico, vai, ok. Ma questo è un regalo per Andrea, per ringraziarlo. Mamma mia, tanta roba, Facciamola vedere. Potreste dargli quella senza lo scudetto, se vuoi. Cioè, è ancora lì, fino, che rabbia, che fino a giugno è lì questo. Lo so. Però per meritarsela deve indovinare la partita, la competizione e l'anno. Di questa maglia? Di quella maglia. Che cavolo. No, non c'è, non posso farci. Qua stai chiedendo veramente tanto. Almeno uno dei tuoi. Allora, questo è degli anni 60, sicuro. Ecco, sì. E quindi già andiamo bene. Competizione Coppa dei Campioni. Bravo. Lidl contro il Benfica. Mamma mia! Che tridente! Io l'avevo fatto. Grazie mille, comunque. Bravo. Va bene, allora... Vedi quello scudetto? Dimenticatelo, per i prossimi 3-4 anni lascia perdere, non è roba vostra. E allora io direi che, prima di salutare tutti e ringraziare ancora una volta Emanuele, risultato di stasera. Allora. Mi raccomando che lo stiamo registrando, per cui dobbiamo fare un figurone. Allora, per quanto riguarda il numero di gol, siamo quasi certi. Ok. Dovrebbero essere più di 2. Ok. In questa partita. La tendenza non è facile perché i numeri non sono ancora pronti, però vedo verso la Lazio.
caro Andrea. Beh, concordo comunque, perché in eccolo fa sempre così, è un gufo incredibile. Arriva male, no. Non puoi dire che il Milan arriva favorito ogni volta, te lo giuro, giochi la partita e dici no, ma vincete voi facili, lo chiami e dici ma guardi la partita, ma così dai, ma non è che mi interessa. E poi dici che a New York va nei più sperduti, cioè, ma fa così. Io quando lo invitavo a casa mia a guardare le partite diceva no, è meglio di no, perché io la devo guardare a casa concentrato. Lui si mette nella postazione gufesca in salotto, si mette lì davanti bello preciso. Cosa no, io amo vedere le partite da solo comunque, più, a volte le vedo anche con un mio amico, anche lui milanista di amico di infanzia, lo so, però in generale amo vederle da solo perché mi la vivo intensamente, quindi... Va bene, comunque caro Andrea, anche per questa, come dici tu, cari amici milanisti, ti servono i tre punti. Quindi beh, ieri non ha portato benissimo. Va bene, allora io direi che è arrivato il momento dei saluti. Quindi, se avete sentito bene, il merito è di Alfred dalla regia, che ha fatto i suoni e ha messo anche in difficoltà il nostro Emanuele mixandogli la chitarra troppo bassa. Voleva vedere quanto era così, bravo. Così almeno ha avuto una scusa buona. Esatto, per steccare. Allora, se avete visto bene, il motivo è che qua a Rocker TV ci sono un sacco di operatori meravigliosi e quindi in regia Simone, sempre in regia Dave, Diego, che hanno reso possibile questa trasmissione. Ringraziamo Alessandro, che è sempre qui presente, aleggia insieme a noi. E quindi grazie Filippo per la tua buona notizia finale, insomma. per... Ancora non si è avverata, però. I presupposti ci sono. Però dai. Ma ogni tanto la sbaglia. Un po' vieni a indovinarle sempre. Può essere, però io confido. Stasera sono curioso di... vero o no? Grazie Andrea, grazie, mi raccomando, settimana prossima, se ci siamo, sei, non sì, sei sì, in tour, sì, no, perfetto. E grazie Emanuele per la tua splendida disponibilità. Grazie a te Mario, grazie a tutti. Grazie. Dai, ci vediamo più avanti, dai. Ah, prestissimo, anche vabbè, perché mettiamo in piedi questa band, noi ti curiamo le serate e poi ci saranno altre cose da raccontare. Va bene, dobbiamo organizzare una trasferta per vedere Bruce. Certo, oramai l'incubo di Bruce Springsteen c'ha la foto segnaletica all'inizio del concerto. Esatto. Va bene ragazzi, io vi saluto tutti, ci vediamo allora settimana prossima, martedì sera, puntuali come la sconfitta del Milan oggi. E andiamo! E andiamo!